Quesito 2 della simulazione MIUR del 25 gennaio 2016. Condensatore piano a lastre quadrate in aria con tutti i dati. Le armature si allontanano lentamente. La differenza di potenziale è mantenuta costante. Calcolare la corrente di spostamento che attraversa il condensatore all'istante t uguale a 0, quando la distanza tra le armature è 1 mm e in aumento. Anche se non è necessario farlo per risolvere questo quesito, immaginiamo il condensatore all'interno di un circuito RC, che è la situazione reale di questo esperimento. Il generatore mantiene costante la differenza di potenziale tra le armature, con l'armatura A caricata positivamente dall'arrivo della corrente elettrica e la B caricata negativamente. La differenza di potenziale, VA-VB, è 1000 V. Per definizione, la capacità di un condensatore è data dalla carica, in pratica quella sull'armatura positiva, QA, diviso questa differenza di potenziale. Per un condensatore piano, la capacità si può anche esprimere con questa formula geometrica, conoscendo l'area delle lastre, che qui ho chiamato S e sotto ho chiamato A, ma è la stessa cosa e vale il lato al quadrato, e conoscendo la distanza tra le armature. Qui c'è aria, quindi la costante dielettrica relativa dell'aria praticamente vale 1 come il vuoto. Siccome la distanza fra le armature aumenta, perché le armature si stanno allontanando, allora la capacità elettrica del condensatore diminuisce e quindi a parità di potenziale, differenza di potenziale, diminuisce anche la carica sulle armature. Questo significa che durante l'allontanamento delle armature si genera una corrente elettrica, che vedremo essere molto debole, che porta via cariche dall'armatura positiva e le rilascia sull'armatura negativa. Dunque cala la carica elettrica sulle armature. Sappiamo dalla quarta equazione di Maxwell che la corrente non scorre soltanto nel filo del circuito, ma con la stessa intensità scorre anche all'interno del condensatore sotto forma di corrente di spostamento. Che la carica elettrica sulle armature debba calare si capisce anche dall'analogia tra il condensatore e un recipiente. Infatti, diminuendo la capacità è come se il recipiente si stringesse. Però mantenendo costante la differenza di potenziale vuol dire mantenendo costante il livello del liquido che c'è all'interno. Allora significa che una parte del liquido deve fuoriuscire, deve essere portata via. Quindi cala la quantità di liquido che sta nel recipiente e viene fatta uscire questa quantità di liquido sotto forma di corrente elettrica, in questo caso di corrente di liquido. La corrente di spostamento in pratica è la variazione del flusso del campo elettrico tra le armature, cioè attraverso una superficie che noi immaginiamo di prendere tra le due armature, qua, superficie che qui ho disegnato circolare, ma era meglio immaginarla quadrata, esattamente della stessa area delle due armature quadrate. Man mano che la carica elettrica sulle armature si riduce, nel tempo, il campo elettrico perde forza, cioè diminuisce la sua intensità, e quindi il flusso elettrico attraverso quest'area diminuisce. Quindi ci aspettiamo una rapidità di variazione del flusso elettrico con il segno negativo. E infatti così sarà. Calcoliamo prima il flusso elettrico, che è dato semplicemente da E per A, perché il campo elettrico all'interno di un condensatore è uniforme. E siccome vale delta V su D, essendo generato dalla differenza di potenziale, il flusso elettrico diventa delta V su D per A. Ora lo deriviamo rispetto al tempo per andarlo poi a sostituire nella formula di Maxwell. In questa espressione l'unico termine che varia nel tempo è la distanza tra le armature. Quindi la derivata di 1 su D è D punto su D alla seconda. E siccome il testo chiede di calcolarla la corrente di spostamento all'istante 0, all'inizio la distanza vale 1 mm e poi aumenta proporzionalmente al tempo, linearmente con il tempo, con velocità v, 0,1 mm al secondo. Quindi D punto all'istante iniziale, come anche in tutti gli istanti successivi, è di 0,1 mm al secondo, è la velocità di allontanamento delle lastre. Anche se non è necessario, scriviamo la legge oraria con cui la distanza cresce nel tempo. Parte da 1 mm e poi aumenta progressivamente, grazie a questo termine, con la velocità 0,1 mm al secondo. Dunque la corrente di spostamento all'istante iniziale
vale epsilon 0 per questa quantità. Quindi l'espressione è questa qui ed è giustamente una corrente negativa, perché immaginando come al solito di orientare in senso antiorario positivo il circuito dalla parte in cui spinge il generatore, la corrente in questo caso gira a rovescio. Sia la corrente ordinaria di portatori liberi nel filo, sia la corrente di spostamento tra le armature del condensatore. Sostituendo i valori numerici, e cioè l'area delle lastre quadrate, la velocità di allontanamento, la differenza di potenziale costante e la distanza al quadrato all'inizio, abbiamo una corrente molto piccola, molto debole, di 2,2 nanoampere. Vediamo l'unità di misura, qui le abbiamo tutte ricopiate. Dopo le semplificazioni, separiamo coulomb al quadrato come coulomb per coulomb e coulomb su newton si semplifica con volt su metro. Infatti, volt su metro e newton su coulomb sono le unità di misura del campo elettrico e sono due unità di misura equivalenti, quindi si semplificano, rimane coulomb al secondo che fa ampere. Il quesito è risolto, ma come ultima osservazione, studiamo qualitativamente l'andamento di questa corrente elettrica, sia di spostamento che quella nel filo, tanto hanno lo stesso valore, in funzione del tempo. Basta moltiplicare epsilon 0 per la rapidità di variazione del flusso elettrico, e questa è l'espressione. Vediamo che siccome la distanza tra le armature cresce, allora la corrente elettrica cala e diventerà via via più debole ancora rispetto a questo già molto debole valore. Infine, i valori così deboli della corrente elettrica permettono di trascurare le cadute di tensione ai capi delle resistenze, come se le resistenze non ci fossero per niente. Se invece la corrente elettrica fosse più intensa, per esempio perché il condensatore si allarga molto più in fretta, allora la differenza di potenziale ai capi delle armature, non sarebbe più costante, perché si otterrebbe, togliendo alla FEM del generatore ideale, le cadute di tensione ai capi delle resistenze. E queste cadute di tensione non sarebbero costanti nel caso di una corrente elettrica variabile. Tuttavia, qui il problema non si pone perché la corrente elettrica è sempre molto piccola e si mantiene sempre minore o al massimo dell'ordine del nanocoulomb, cioè del nanoampere, volevo dire.